Passiamo agli spettacoli, un apprezzato concerto, quello dei virtuosi italiani con il violinista Zuckerman e la violoncellista Forsythe. Un duetto perfetto, quello del violinista Pinchas Zuckerman e della violoncellista Amanda Forsythe. Un concerto di classe, quello offerto da virtuosi che con i due interpreti hanno saputo dare al pubblico una lettura vibrante, così come l'ha definita il critico del quotidiano L'Arena Gianni Villani. Del concerto in si bemolle RV547 di Vivaldi. Un Vivaldi energico, quello offerto, che ha tenuto ben alto lo spirito vero del musicista veneziano che del barocco ne ha fatto una vera virtù. Zuckerman, virtuoso del violino e direttore d'orchestra, ha saputo rendere fluidi i passaggi davvero spinosi della composizione. Forsythe ha saputo farsi apprezzare nel concerto numero 9 di Boccherini. La sua un'espressività davvero eccezionale. La violoncellista, peraltro moglie di Zuckerman, ha saputo offrire un'ammirabile esecuzione della composizione del musicista lucchese. Questa, peraltro, è una composizione che negli anni è sempre stata rivisitata in quanto non è attendibilmente autografata. Ne esiste una versione moderna ed è su questa che si è impostata l'esecuzione. Pinkerman non ha solo diretto i brani in programma, ne ha offerti altri come solista nel concerto Il Sospetto, in do minore sempre di Vivaldi, un concerto mai dato alle stampe, fatto di impennate improvvise e di colori che si legano ad un andamento musicale che culmina nell'allegro finale e poi nell'ultima esibizione, il quinto concerto in La maggiore di Mozart, dove ha espresso tutta la forza che si lega al mirabile adagio. Applausi finali hanno dato ben ragione ai due solisti di una mirabile esecuzione.